Ciao a tutti. Dunque, super accaldato perché si muore. Tra l'altro, ho appena finito di pranzare e in cucina da noi si muore, ma sono qui a fare una nuova accensione. È una vita che non ne faccio una, quindi ho detto, vabbè, facciamone una che è un po' che non se ne fanno. Dunque, vado a parlare di un gioco che se qualcuno ci segue sicuramente ha già visto, anche perché è presente l'intero gameplay sul nostro canale. Parlo di Gray Incident. Dunque, è un gioco che dovrebbe essere horror. Anche se devo essere sincero che il gran ridere che ci siamo fatti con Grave Incident probabilmente non l'abbiamo mai fatto prima con nessun altro gioco. Ad ogni modo, comunque adesso non ho intenzione di sprecarci sopra troppe parole, cercherò di essere il più breve possibile perché vabbè, è un prodotto abbastanza piccolo, al netto del fatto che comunque è piuttosto costoso e dico che è piccolo anche perché fondamentalmente sono veramente poche le persone che ci hanno lavorato sopra. E l'esito del tutto è un po' altalenante, diciamo, e discutibile. Ad ogni modo, direi di dare spazio alle immagini. Ah, ecco, però, la prima cosa ci tengo a precisare che di fatto ho preso l'inizio del gioco e sono andato avanti per tutto il tempo dell'analisi per cercare di spoilerare il meno possibile, perché il gioco, come chi ci ha già visto, sa che è estremamente corto se si sa cosa bisogna fare, dove bisogna andare. Ecco, è veramente molto, molto, molto breve. Detto questo, torno a bomba, spazio alle immagini e come sempre cominciamo con l'analisi di questo gioco. Allora, tanto per cominciare, come sempre partiamo dalla parte tecnica. È come tutta la produzione, direi abbastanza altalenante, nel senso che l'impatto di massima, cioè l'atmosfera, è comunque buona, la resa non è malvagia. Il gioco graficamente si fa guardare, non è neanche brutto, non è eccezionale, cioè si vede la sua natura indie, per certi versi una natura indie che potrebbe, tra virgolette, tra molte virgolette, richiamare un po' quella di Chuchu Charms, anche se Chuchu Charms è più una grafica più, direi quasi fumettistica, anzi senza il quasi, perché in alcuni aspetti ricorda vagamente il cel shading, mentre invece per quanto riguarda Gray Incident, l'idea è quella comunque di fare un gioco abbastanza realistico. È tutto tendente al verde, grigio, comunque toni molto scuri e devo dire, ribadisco, la resa, l'impatto nel suo insieme è buono, molto buono, cioè dà la sensazione abbastanza di essere opprimente come dovrebbe essere un horror, quale Grave Incident dovrebbe voler essere. Anche se poi, insomma, non si capisce bene fino a che punto abbiano spinto veramente sull'horror e fino a quanto invece abbiano lasciato poi perdere. Il problema di tutto questo è che effettivamente il gioco è mostruosamente scuro, ma veramente mostruosamente scuro, ragazzi. In tanti punti, dai video, veramente direi la verità, insomma, su YouTube non si capisce molto, anche se il nostro, noi non abbiamo toccato la luminosità, l'abbiamo rialzata proprio di un niente. Ho visto video di altre persone che hanno sparato sicuramente la luminosità per farlo vedere meglio, ma ad ogni modo devo dire che bene o male, visto in video il gioco risulta abbastanza giocabile. Io vi dico che giocato invece in prima persona e la mia televisione è calibrata normale, cioè non è che messo troppa roba scura che dici mamma mia non si vede niente per colpa tua, no, assolutamente, devo dire che da giocare è tremendo. In moltissimi momenti, chi ci ha visto durante le dirette lo sa benissimo, o comunque chi li ha visti dopo i video qui su YouTube o su Rumble, insomma, sa benissimo che in più di un'occasione ci siamo trovati fermi, bloccati, perché veramente non riusciamo a capire dove andare a sbattere la testa per riuscire a proseguire. E onestamente è un difetto su cui non si può soprassedere, perché anche il dovermi rovinare completamente l'aspetto estetico del gioco sparando la luminosità a 1000 non lo rende più bello. Perché, ripeto, nel complesso da vedere non sarebbe neanche male. Cioè, la realizzazione delle persone non è eccezionale e gli alieni stessi sono un po' così, sono molto, molto così, insomma, classici. Per certi versi c'è tutta un'atmosfera da B-movie che comunque fa il suo. Il problema, perché anche gli alieni sono bruttini e sono abbastanza vagamente spaventosi, mettiamola così, insomma, non lo trovo spaventoso, però insomma. Il problema è che effettivamente si fa fatica a vedere tutto e spessissimo si viene aggrediti dagli extraterrestri semplicemente perché non li si vedono arrivare, ma non si sa nemmeno, non si riescono nemmeno a percepire. E peraltro devo dire che rivedendo i video in alcuni momenti comunque si intravedono le ombre, magari in lontananza, si capisce che ci sono. In una parte in particolare, sulla fine del gioco però, riguardando il video, mi sono reso conto che l'alieno mi ha preso di sorpresa semplicemente perché proprio si è generato dal nulla.
Spero che sia semplicemente una cosa fatta apposta e che nel resto del gioco questa situazione non si ripeta. Vi dico la verità, con il buio che c'è, non sarei in grado di dirvi se sia così oppure no. In quel caso particolare, proprio poco prima della fine del gioco, mi è successo semplicemente perché nel video si vede proprio che lui spunta fuori dal niente in mezzo al campo di Gran Turco, te lo trovi di fronte e capisci che si è generato dal nulla, cioè non doveva esserci, non c'era. Ecco. Non penso che il resto del gioco sia fatto così, però mi tocca ripetermi nuovamente, è talmente scuro il gioco che francamente tutto è possibile, ecco, perché veramente tante volte si viene presi di sorpresa, ma non neanche si aveva idea che gli extraterrestri fossero intorno. Per il resto la realizzazione è quella un po' tipica del gioco indie, ricorda magari per certi versi e neanche troppo alla lontana il cubo alieno che giocammo all'epoca sul nostro vecchio canale che purtroppo ci hanno chiuso perché Google ha i suoi soliti bei problemi di sicurezza, però ecco, in generale si fa guardare, ma c'è questo problema che non è veramente un problema di poco conto. Per quanto riguarda invece l'aspetto audio, anche qui la situazione è un po' così. Allora, le musiche per quel poco che ci sono, sono azzeccate, fanno bene il loro dovere, anzi, tutto sommato mettono una certa tensione, ce ne sono veramente pochissime. Il parlato e gli effetti nel complesso funzionano. È molto, come dire, il verso degli alieni, il parlato degli alieni, non so adesso come definirlo, ricorda molto quello di Science, degli alieni di Science, però ci sta, è sicuramente citazionista il gioco in alcuni ambiti della produzione e sicuramente c'è quello degli alieni. Il problema, ecco, anche qui è che è tutto fatto abbastanza bene, non posso parlarne male, non è in italiano, è comunque sottotitolato il gioco. Ma il problema è che il parlato è estremamente basso. Noi ci ritrovavamo spesso col volume del parlato praticamente ridotto a nulla e lo guardavamo perché c'erano i sottotitoli, quindi lo leggevamo lì, ma non riuscivamo a sentire niente perché è veramente molto molto basso. Di contro invece musica ed effetti sono a un livello standard. Quindi c'è il risultato che c'è il rischio veramente di saltare per aria sentendo la musica che parte a botto oppure un rumore improvviso, perché si deve tenere altissimo per riuscire a sentire il parlato e non ci sono soluzioni perché fondamentalmente questo problema c'è e ve lo portate dall'inizio alla fine del gioco. Stop, cioè proprio non abbiamo notato alcun tipo di soluzione particolare, è così e basta. Per quanto riguarda la giocabilità del titolo di Gray Incident, dunque, come dire, è fondamentalmente una specie di stealth game, però non è stealth proprio fino in fondo. Gli alieni concettualmente possono essere uccisi a patto di trovare i proiettili perché quasi subito si ha una pistola. Il problema è che i proiettili sono molto pochi, gli alieni muoiono con non meno di due colpi, oppure possono essere abbattuti con una mazza da baseball, e anche qui viene ricordato molto quello che avviene in Science, che viene ricordato anche per il fatto che tutti i personaggi hanno della carta stagnola sulla testa, per esempio, e il fatto anche che gli alieni vadano a prenderli casa per casa, ricorda molto Science. È sicuramente una cosa voluta ed è anche simpatica. Però insomma, come stavo dicendo, possono essere uccisi o possono essere messi fuori combattimento prendendoli ammazzate con la mazza da baseball. La mazza da baseball misteriosamente non è in grado di ucciderli, quindi li potete prendere ammazzate per una vita, ma non succede nulla. Il problema è poi che, tra le altre cose, il protagonista che si chiama Ryan, ha una stamina. Questa stamina serve sia per dare le mazzate che per correre. Quindi tante volte ci si trova in difficoltà con gli alieni perché loro hanno una stamina fondamentalmente infinita. E voi comunque se venite presi dovete riuscire a divincolarvi con lo stesso tasto con cui li prendete ammazzate con la mazza da baseball. Se invece comunque li prendete ammazzate con la mazza da baseball un paio di colpi, poi siete già stanchi morti e la corsa non è tanto migliore. Quindi più delle volte se si viene visti e se non si hanno proiettili per ammazzarli, riuscire a scappare è più problematico. Non è un gioco difficilissimo, gli alieni non sono moltissimi, non sono mai troppi sullo schermo, quindi insomma bene o male. Si va avanti, come avrete visto, è un gioco che si può finire, anzi, il vero nemico nel gioco è, ripeto, l'oscurità, perché sennò per il resto più o meno si riesce a gestire il tutto. Però è altrettanto vero che la parte stealth è molto abbozzata, cioè tante volte a noi è capitato di provare a nasconderci, una volta sotto il letto, una volta nell'armadio, una volta nella macchina. Ad esempio, nelle auto il discorso di nascondersi è assolutamente delirante. Il gioco ti dice che puoi entrare e nasconderti, però noi abbiamo provato ad entrare e puntualmente vieni visto. Ed è anche logico perché l'alieno non è altissimo, ma comunque vede nell'auto, no? Quindi vi beccano. Quindi non si capisce il senso di farmi nascondere in un'auto se poi vengo visto. Oppure anche di nascondermi in un armadio o sotto il letto. E in alcune situazioni mi è capitato, giocandolo in streaming, di nascondermi e di essere beccato comunque perché l'alieno arrivava a botta sicura e mi tirava fuori dal mio nascondiglio anche se non mi aveva visto, che mi ci infilavo. Quindi insomma,
La sensazione è quella che fondamentalmente la giocabilità si fondi sul fatto che bisogna correre, cercare di scappargli via, perché a un certo punto se si riesce ad andargli lontano non ti cercano più, oppure ucciderli, o rifare le cose fino a che a un certo punto in una maniera o nell'altra non si riesce ad andare avanti, che non è proprio un gameplay esageratamente stratificato o meraviglioso, perché ripeto, la parte stealth funziona, ma funziona veramente male, anche perché con tutto il buio che c'è, loro ti vedono come se fosse giorno. Ma tu di fatto i nemici non sei in grado di vederli fin quando proprio non ce li hai addosso. E se vi guardate la nostra diretta, che c'è anche da ridere, perché ogni tanto ti fanno spaventare semplicemente perché ti compaiono praticamente dal nulla, vi renderete conto che non li si vedono arrivare, cioè giocando proprio non si riesce a fare a caso il fatto che stanno arrivando o che vi stanno per vedere. Per quello che riguarda infine la durata del gioco, beh, insomma, la situazione è abbastanza tragica. Ci sono gameplay online, senza commenti né niente, in cui il gioco fondamentalmente con i credits accelerati dura 1 ora 23 e 30 secondi, se non ricordo male. Va da sé che, tolta l'introduzione, che comunque nel complesso non è neanche particolarmente breve, è veramente un gioco molto 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 corto. Finirlo in 1 ora e 23 è veramente poco. Quindi la longevità è un aspetto che va considerato e che va pesantemente a influire sul risultato finale della tua recensione. C'è poco da discutere intorno, anche perché il gioco, una volta che lo si finisce, lo si può soltanto ricominciare. Non c'è niente di particolare da vedere, da scoprire, da collezionare, non c'è proprio assolutamente nulla. Lo si prende, lo si inizia, lo si finisce e basta, stop. Poi lo si può semplicemente rigiocare o disinstallare. Dunque, siamo arrivati alla fine. Credo di essere stato abbastanza breve come avevo promesso. Ho già praticamente detto tutto. Allora, il gioco in sé secondo me ha del potenziale, infatti la prima volta che l'avevo visto ricordo che ho detto è un titolo che sembrerebbe interessante, il problema è che è fatto troppo alla buona e poi ha il problema di essere troppo corto, il gameplay è un po' così, è un po' abbozzato, non è fatto benissimo, non si capisce bene fino a che punto il gioco voglia veramente spingere sull'horror e fino a che punto invece comunque voglio spingere un po' sul ridicolo. Perché è inutile nascondersi che di fatto che quella gente con la carta stagnola in testa faccia abbastanza ridere. A un certo punto compaiono le sonde anali alla South Park, che insomma sono qualcosa di abbastanza ridicolo. Il fatto che quello urli a Ryan, Ryan mi hanno sondato, o cosa del genere, fa male, cacchio, gli spara nel dietro una roba enorme, cioè insomma fa più ridere che altro. Se doveste chiedere a Simone, boccerebbe il gioco senza pietà. Io vi dico la verità, l'ho giocato, ci siamo fatti delle gran risate, ma probabilmente erano cose non volute, quindi anche lì non so fino a che punto possa essere considerato un bene l'averle fatte. Quindi è una valutazione complicata quella di Grey Little Incident, perché che tra l'altro è un titolo tremendo che è abbastanza uno scioglilingua, almeno per quanto mi riguarda. Perché è difficile, in fondo non mi ha fatto così schifo, però devo dire che è anche veramente molto molto corto e probabilmente se l'avessi giocato per i fatti miei, senza avere nessuno con cui interagire, quindi non in streaming, parlando senza parlare con Simone, quindi preoccupandomi soltanto del gioco in sé, probabilmente mi sarebbe durato meno, nonostante il fatto che ribadisca la luminosità scarsissima è un problema e mi ha dato veramente molto molto fastidio, è la cosa che più mi ha dato fastidio di qualsiasi altro difetto del gioco. Però alla luce di queste cose è veramente difficile parlarne come di un gioco da consigliare o imprescindibile, proprio assolutamente no. Il problema poi è che al di là di tutto costa anche un sacco di soldi. Se fosse costato, come accennavo prima, 5 euro, beh, uno poteva dire, vabbè, 1 ora e mezzo, magari qualcosa di più per il buio, non sarà un gran gameplay. Però in fondo 5 euro li può anche valere tranquillamente. E poi se a questo aggiungi, ripeto, un gameplay un po' così abbozzato, non certo eccezionale, tutto quanto, il problema della luminosità, perché fa parte del gioco, cioè ci sta la luminosità così, ma ragazzi è troppo buio e non si riesce a vedere niente, doveva studiarsela in maniera diversa. Cioè ci sono giochi che comunque sono bui in cui si riesce a vedere. Grey Living Incident purtroppo non fa parte di questa categoria, non ci si vede letteralmente un tubo. E l'unico modo per sistemare, per risolvere il problema è quello di schiarire il video, ma non ha senso perché a quel punto si va a perdere anche in atmosfera e si gioca sempre con quell'effetto patinato che fa veramente schifo. Per cui insomma, il gioco non è consigliabile, non è un granché, secondo me non è così tremendo, però quando penso poi ai soldi che costa, francamente, è dura veramente dire, eh sì, però lo possiamo giustificare perché i soldi che chiedono in senso assoluto,
Sono veramente troppi, sono veramente tanti e non si spiegano né per il gioco, né per la storia, né per il gameplay, sicuramente non per la durata. Ed è un peccato perché probabilmente con un po' più di cura, magari un allungamento un po' più sostanzioso della storia, collegato però a un gameplay con un po' più di polpa, diciamo così, sicuramente l'avrebbero reso un titolo interessante perché comunque a prima vista può sembrare fatto abbastanza bene, ricalca molti B-movie ed è citazionista in alcune cose, anche di pellicole famose che sono cose simpatiche, insomma, non è male, ma purtroppo si perde via in tanti piccoli dettagli che non lo rendono assolutamente un titolo consigliabile. Detto questo, spero di non essere stato troppo lungo, mi auguro proprio di no, vi ringrazio tanto di avermi seguito, non so quando andrà online questa recensione, quindi nel caso non ve la prendete troppo perché qualcuno potrebbe dire ma cavoli l'hai giocato 2 mesi fa e la recensione la fai oggi, sì perché purtroppo o per fortuna ci sono tutti i video del tour e quindi bisogna mettere le cose in mezzo, quindi dicevo grazie tante di avermi seguito e niente alla prossima che non so cosa potrà essere anche se direi indovinare che il tour per quando questo video andrà online non l'avremo ancora completato. E niente, grazie ancora per tutto e alla prossima. Ciao ciao!